dialogo che abbiamo avuto con il sindaco di Trento, e noi ci teniamo ad avere un rapporto di collaborazione con il comune di Trento, è nata l'ipotesi di prevedere anche altri luoghi dove fare questo intervento. Quindi noi nella delibera specifichiamo da una parte che è un rapporto col comune di Trento e dall'altra che il comune di Trento deciderà quali sono i luoghi che possono essere interessati a questo intervento. Ci sono in tanti treni del nord Italia, ieri sono venuti i sindacati da noi e io sono stato colpito dell'allarme che hanno lanciato sul tema sicurezza per chi lavora sugli autobus, quindi autisti, controllori e treni, anche per gli utenti, anche per chi viaggia sugli autobus e sui treni. Quindi di fronte a questa richiesta che ci è arrivata in modo molto, molto importante, noi oggi abbiamo preso una decisione di dare delle direttive a Trentino Trasporti, che incontreremo settimana prossima, su alcuni temi che i sindacati ci hanno posto. Il tema del pulsante a bordo, di avere da chiamare subito se devi chiamare le forze dell'ordine, che oggi non è presente su tutti gli autobus. Il tema della sicurezza su alcune tratte vale sia per gli autobus urbani e extraurbani, ma in questo momento soprattutto per la tratta di treno Trento-Malé e Valsugana. Quindi crediamo che Trentino Trasporti possa anche prevedere la presenza di guardie giurate sui treni, come ci sono in tanti altri treni del nord Italia. Io ritengo che la parola invito sia la parola esatta che io e questa giunta abbiamo fatto ed ho fatto ieri, il che non significa assolutamente, rispettosi dell'autonomia scolastica che ieri ho riconfermato ai nostri dirigenti scolastici. Fatto salvo questo, per noi una battaglia anche da un punto di vista culturale sui simboli della nostra cultura è una battaglia importante, perciò ieri in quell'occasione ho riaffermato ovviamente questo.